Una famiglia divisa non può riconciliarsi senza prima trasformare il cuore, senza il dono divino della conversione che Francesco, prima di salire sull'aereo per Roma, implora per la penisola coreana. Appuntamento stamane nella cattedrale di Seul, messa per la pace e la riconciliazione, recita l'ultimo punto nell'agenda del Papa in Corea, penisola dove ancora da 61 anni tra nord e sud vige solo un semplice armistizio. Il Vangelo è quello di Gesù che chiede a Pietro e ai discepoli di perdonare fino a 70 volte 7. Impossibile, se non ripugnante addirittura, parole del Papa, può sembrare da una prospettiva umana, ma Gesù, tramite l'infinita potenza della sua croce, ci dà la grazia per farlo. Del resto anche noi chiediamo ogni giorno a Dio che ci perdoni. Se non fossimo pronti a fare altrettanto, come potremmo onestamente pregare per la pace e la riconciliazione? Solo preghiere che saliranno a Dio da cuori più puri, dice Bergoglio, otterranno il bene cui tutti aspiriamo, per nuove opportunità di dialogo e superamento delle differenze, per una generosa assistenza umanitaria a chi è nel bisogno. E per un riconoscimento sempre più ampio della realtà che tutti i coreani sono fratelli e sorelle, membri di un'unica famiglia e di un unico popolo. Parlano la stessa lingua. Altra ferita aperta è la sorte di migliaia di donne di cui l'impero giapponese, finché occupò la Corea, fece schiave sessuali per i suoi eserciti, vicenda che ancora provoca indignazione e frequenti imbarazzi diplomatici tra Tokyo e Seul. Ecco Francesco, a inizio celebrazione, salutare una piccola delegazione di loro, ricevendo in cambio una spilla che rimarrà appuntata sui paramenti liturgici fino alla fine, simbolo di un'associazione di comfort women, sono chiamate comunemente. Ultima nota di cronaca in terra coreana, l'incontro al mattino presto coi leader di altre confessioni cristiane e altre religioni. La vita è un cammino, dice il Papa, da non percorrere da soli. Riconosciamoci come fratelli e camminiamo insieme.